Allora, è la sala molto bella, attigua, quella della cavalleria, che raffigura le quattro stagioni, che ho voluto mettere la mostra di Henri Cartier-Bresson con una mostra omaggio didattica a Cartier-Bresson con alcune immagini strepitose di fotografie tratte dagli anni 40, agli anni 60. Potete osservare da Parigi fino alle piazze appunto italiane, francesi. Qui intanto vedete sempre la cavalleria, ci sono 60 soldatini di piombo della cavalleria con una mia collezione privata, dipinti a mano, rappresentano la cavalleria dal 500 ai giorni nostri. Qui delle immagini fotografiche uniche, uniche degli anni 30, con tutta la parata fatta alla presenza del Duca di Torino e di Umberto II a Parma, di fronte alla Regia di Colorno, ci fu un carosello storico eccezionale. Guardate che bello il palco reale di Colorno, per il peso che si veda, senza riflesso, e si vede l'immagine appunto di Umberto II col conte di Torino, sul palco reale, di fronte alla facciata della Regia di Colorno, dove ci fu in quel momento il conte, questa parata strepitosa, in quel momento il conte Augusti era a Parma con i lancieri di Novara, come tenente colonnello. Foto uniche che mi hanno già chiesto in giro per l'Italia, ma ne faremo poi un libro. Ecco, vedete i dragoni. E come dicevo prima, il cappi dei cavalleggeri, il corbacco dei lancieri e l'elmo dei dragoni. Ancora fotografie, e si conclude con una bellissima bandiera con le medaglie d'oro che ha combattuto nella prima guerra mondiale al vento, un po' rovinata dal nemico. Poi in questa sala appunto abbiamo Cartier-Bresson e poi ci spostiamo nell'altra sala dorata dove ci sono esposte 20 fotografie uniche nel suo genere del fotoreporter di guerra Giorgio Pegoli, che vediamo in questa foto con l'inviato Tuoni Capozzolo, poi vedete lì nel 97, e poi tutti i luoghi dove Giorgio, il nostro Giorgio di Senigallia, ma noto in tutta Italia e nel mondo, è stato, quindi in Bosnia, in Polonia, in Libano, in Cina, in Palestina, in Albania, in Croazia, nel Nepal, in Nicaragua, in Afghanistan, in Vietnam, in Russia. Strepitosa questa foto di Pegoli in mezzo ai due carri armati, questa immagine di purezza in mezzo alla durezza, al ferro dei carri armati in Afghanistan. Quindi l'offerta di quest'estate, ripeto, dal 22 di maggio, di giugno fino al 30 di settembre, è quella che dà la possibilità a tutti di visitare tre mostre uniche, su Cartier-Bresson, su Giorgio Pegoli e sulla gloriosa e grande arma di cavalleria. Concludiamo con la sala delle armi, dove terremo conferenze tutta durante l'estate e dove sono esposti gli stendardi dei reggimenti dove ha prestato servizio il conte generale Gino Augusti. E quindi dalla sala delle armi del Palazzo delle 100 Finestre, Giovanni Martinez vi saluta e vi aspetta, ovviamente, come sempre, per i grandi appuntamenti culturali. Ciao a tutti!